trovati per una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo dai titoli delle principali notizie fino a questo momento. Pistoia sveglia, e con questo slogan che l'associazione Nessuno Tocchi Marino ha organizzato un flash mob per dire no al trasferimento a Firenze delle opere del museo, chiuso da ormai 3 anni. Premio Oscar Gabriele Salvatores, ha ritirato il riconoscimento alla carriera al Lucca Film Festival. A Los Angeles Salvatores aveva vinto nel 91 come miglior film straniero grazie a Mediterraneo. Accoppiata vincente in Serie B nazionale di basket nella prima giornata di campionato, successi per la Fabo Aerons in trasferta a Piacenza con la Bacheri e per la Gema in casa e in rimonta su Legnano. Vediamo che cosa è successo ieri nel tardo pomeriggio davanti il Museo Marino Marini a Pistoia. Purtroppo ieri... Con il ricordo dell'artista Andrea Adami, morto in un grave incidente stradale, ha preso il via il flash mob organizzato dal comitato Nessuno Tocchi Marino davanti alla porta chiusa del Museo Marini per ricordare alla cittadinanza che il museo è ormai chiuso da oltre 3 anni e che le opere contenute nella sua sede di Corso Silvano Fedi rischiano di finire a Firenze. Una moca in una mano, una tazza nell'altra, gli occhi che guardano dritti davanti a sé e un motto chiaro, telegrafico, che rimanda proprio a quel caffè. Pacche di messaggi ne lancia uno potentissimo, provocatorio, Pistoia, sveglia. A metterci la faccia è un ideale Marino Marini, con un appello rivolto alle coscienze, alla cultura, allo spirito d'appartenenza a una città, Pistoia. Sembra fantascienza l'idea di accentrare tutte le opere di uno straordinario artista come Marini in uno spazio. Gli stessi fiorentini ci insegnano che ormai di cultura diffusa dobbiamo parlare, non accentrata. Pensate a quello che ha fatto Schmidt a Pescia, a Monsummano, con gli Uffizi diffusi. Com'è possibile pensare appunto che tutte le opere di Marino vadano a Firenze? Nel 2023 uno come Marino deve essere intanto rimanere chiaramente a Pistoia, è un ambasciatore, si parla anche di attenzione verso il territorio. Ci chiediamo a questo punto, con questa manifestazione, di dare voce chiaramente ai cittadini, ma soprattutto forza alle istituzioni che ad oggi sono state vicine e hanno fatto la differenza, come la sovrintendenza e la prefettura. Ci auguriamo che anche questo silenzio assordante di questo ultimo periodo dell'amministrazione prenda un pochino più nel vivo la responsabilità di questa situazione. Non ultimo, anche ci auguriamo che il prefetto possa arrivare al commissariamento della fondazione. Il correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia è stato in visita in Toscana. Sentiamo. Una visita in tutte le misericordie d'Italia è quella che sta compiendo il vescovo emerito di Prato e di Grosseto, Monsignor Franco Agostinelli, nella sua qualità di correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Qual è la funzione del correttore? La funzione del correttore è quella di essere la garanzia, vorrei dire, ecco, di un cammino formativo che fa riferimento a quelli che sono i valori cristiani su cui la misericordia si fonda. In questi giorni Monsignor Agostinelli era in Toscana. Siamo in giro, ora andremo in Basilicata, meglio dire ritorneremo in Basilicata, poi in Piemonte, poi in Veneto. Toscana abbiamo già iniziato, ma Toscana è la zona più grossa, più grande dal punto di vista numerico, per cui abbiamo fatto alcune parti della Toscana, vedi la Versilia, la provincia di Livorno, la provincia di Grosseto, parte della provincia di Arezzo, pochino, e poi ecco, vedremo un po' ecco, cosa mettere in calendario. Si è svolto l'Open Day nei giorni scorsi all'Università Popolare di Pistoia in Sant'Agostino. All'Università Popolare di Pistoia in via Mariotti si è tenuto un Open Day per presentare il catalogo dei corsi della prima sessione dell'Università. La giornata ha visto lo svolgimento di attività e di interventi di vari esperti su tematiche riguardanti il sociale, in particolare il femminicidio tra cause e conseguenze e la sicurezza stradale. Tra i presenti anche il sindaco Alessandro Tommasi. Oggi all'Open Day abbiamo avuto delle conferenze riguardanti appunto il femminicidio.
che come sappiamo è mai all'ordine del giorno attraverso i media, insomma tutti ne parlano, purtroppo è sempre più triste questo capitolo della nostra vita e quindi abbiamo parlato con esperti e relatori su questo argomento, affrontandolo da un punto di vista psicologico e anche criminologico. In più poi molto simpatico la simulazione durante la guida sotto sostanze tossiche o sotto alcol che appunto stanno facendo provare determinati camminamenti come se si fosse appunto in macchina sia da sani sia un po' da brilli. Oggi ho parlato di ciò che rimane dopo il femminicidio, cioè dei figli, perché quando viene uccisa una madre purtroppo con una frequenza abbastanza importante, perché siamo già a 84 femminicidi dall'inizio dell'anno, rimangono i bambini, i cosiddetti bambini invisibili, perché spesso passano da un residuo d'affetto all'altro e spesso si domandano che ne sarà di noi. Ho fatto un riferimento a una splendida frase degli indiani d'America, del Quebec, che dicevano che ai figli vanno date le radici e le ali. Bene, i figli del femminicidio hanno radici che all'improvviso non hanno più nutrimento. Si è concluso il secondo convegno internazionale promosso dal Centro di Ricerca per il Turismo Letterario nato all'Università per Stranieri di Perugia in partnership con i Parchi Letterari, con Unisera e Pistoia e con la Fondazione Caripit. L'iniziativa, che aveva come obiettivi quelli della ricerca, della formazione e dell'innovazione, ha avuto come tema il turismo letterario nei luoghi di vacanza e di evasione. Oltre a docenti provenienti da tutta Europa, hanno partecipato anche alcuni dottorandi, tre dei quali sono potuti intervenire grazie alla borsa di studio messa a disposizione da Uniser. Nella foto li vediamo, sono i vincitori della borsa di studio di 1.000 euro, Ronaldo Diaz dal Brasile, Saideh Ghazemi dall'Iran e Amrani Ussama dal Marocco. Andiamo a Serravalle Pistoiese, dove ci sono stati due giorni dedicati al benessere e all'attività fisica. Due giorni dedicati al fitness all'aria aperta, quelli che si sono appena chiusi a Serravalle Pistoiese in occasione della terza edizione di Fit Lab Urbano. A far da cornice all'evento la Rocca di Castruccio, per un format itinerante voluto per promuovere il benessere attraverso figure tecnico-sportive del territorio. Una manifestazione rivolta a tutti gli appassionati di fitness con sessioni e discipline diverse, organizzate per venire incontro anche a chi per curiosità si avvicina per la prima volta a queste attività. Sono attività prettamente appunto all'aria aperta, concentrate molto sul benessere, dello yoga, del Pilates, quindi tutta un'unione fra mente, natura e corpo. Oggi però abbiamo inserito anche una prima parte di tonificazione per fare anche un po' di lavoro, un po' più per far sudare queste nostre atlete. Fit Lab Urbano è stato anche un modo per fare rete, coinvolte infatti anche le aziende del territorio che la domenica hanno offerto un kit food and wine a tutti i partecipanti, un modo per incentivare un'offerta turistica diversa composta da bellezza e benessere. È un connubio tra sport, commercio, e in modo da unire tutti questi fattori che riescono a rinforzarsi l'un l'altro. E vedo che le persone rispondono volentieri, giustamente complice il bel tempo, ma anche il piacere appunto di stare all'aperto, che è un'attività che abbiamo imparato negli anni della pandemia, abbiamo forse riscoperto, forse è uno dei pochi lati positivi di quel brutto periodo. È un ennesimo evento che quest'anno veramente abbiamo fatto di tutto e concludiamo diciamo la stagione estiva, perché ormai è sempre stagione estiva, perché con questo meteo è veramente piacevole, e spero di aver accolto benissimo qui dentro la Rocca di Castruccio tutte queste persone che sono venute a fare attività sportiva, e poi concluderemo in autunno con delle giornate del FAI e altre associazioni, faranno due giornate veramente interessanti che promuoveremo nei prossimi giorni. Andiamo a Lucca, dove nei giorni scorsi, sabato se non ricordo male, il premio Oscar Gabriele Salvatore si è ritirato il premio alla carriera al Lucca Film Festival. Il regista e sceneggiatore Gabriele Salvatores è stato al centro di un omaggio del Festival del Cinema di Lucca, con una masterclass e la serata di gala per il premio alla carriera,
a cui è seguita la proiezione della versione restaurata di Nirvana, il film più amato dal regista, come ha confessato lui stesso. Io amo molto il Mediterraneo, che naturalmente mi ha portato molta fortuna, ma forse ecco, se avrei preferito che l'Oscar lo potesse vincere o Io non ho paura o Nirvana. Vincitore del premio Oscar nel 1991 come miglior film straniero con Mediterraneo, Salvatores è uno dei registi più importanti del cinema italiano, autore di grandi classici come Marrakesh Express, Educazione siberiana o Io non ho paura. Tanti riconoscimenti durante la sua straordinaria carriera però fanno sempre piacere. Sì, assolutamente, anche perché spero che non siano gli ultimi, mi piacerebbe continuare ancora un po' la carriera, diciamo. No, grazie mille, sono cose che ti aiutano anche ad andare avanti. Questa sera la proiezione di Nirvana, che è stato restaurato, un film che ha 26 anni, un film di fantascienza che è stato praticamente prodotto in Italia, l'unico, un film che già è precursore dello stato di alienazione che viviamo oggi. Eh sì, purtroppo non ci sono cose buone e cattive, neanche le tecnologie digitali sono né buone né cattive, bisogna capire da come le si usa. Si parla tanto di intelligenza artificiale, se dietro all'intelligenza artificiale ci sarà sempre un'intelligenza umana, va benissimo, ci si può, le tecnologie vanno usate e non farci usare da loro, questo è importante. Il cinema è sempre vivo? Io penso di sì, rimarrà sempre vivo, è un qualcosa che è troppo legato all'uomo, magari prenderà forme diverse, magari ci saranno modi diversi di vederlo, però il concetto di cinema, di immagini proiettate in qualche modo e che ti portano in altri mondi, insomma io credo che rimarrà sempre. Il prossimo progetto? Beh, ho appena finito di girarne uno che sto montando, che si chiama Napoli New York e uscirà l'anno prossimo e poi adesso sto vedendo, vediamo che succede. Con Salvatores il nostro Leonardo Scecconi sta preparando anche un servizio speciale. Ora un po' di sport con il basket di Serie B per fare il punto della situazione. Non poteva iniziare meglio la stagione delle due formazioni di Montecatini nel campionato di Serie B nazionale. Netta la vittoria della Fabo Aerons con gli aeroni che hanno espugnato il Palasport Franzanti di Piacenza con un perentorio 61-79. 5 i rossoblù in doppia cifra con i 17 punti di Capitan Natali, 13 di Dell'Uomo e Lorenzetti e di 10 di Chiera e Arrigoni, in una gara che di fatto non ha mai avuto storia. Un ottimo esordio per la formazione di coach Barzotti, considerata dagli addetti ai lavori una delle più autorevoli candidate alla lotta per la promozione in Serie A2. Impresa anche della Gemma Montecatini, che al Palaterme ribalta un passivo di meno 17 per gli ospiti di Legnano e riescono nella rimonta, superando la formazione di coach Piazza nel finale con il punteggio di 73-71. 22 i punti per un formidabile Mazzantini, coadiuvato dai 15 di Passoni e gli 8 segnati da Angelucci e Corniati. Il primo tempo eravamo partiti bene andando 12-7, ci siamo bloccati in maniera importante concedendo a loro tiri aperti e lì hanno preso fiducia. Il primo quarto hanno finito con 7-7 da 3 punti. Siamo andati all'intervallo sotto di 13, dall'intervallo in poi, dopo aver concesso 47 punti, i ragazzi hanno cambiato marcia, hanno capito che non c'era bisogno di aver paura di niente e di provare a giocare come avevamo fatto anche nel precampionato, come proviamo a fare durante la settimana. Abbiamo concesso 24 punti nei secondi 20 minuti, siamo riusciti a passare avanti, anche se più volte siamo arrivati a contatto ma non riuscivamo mai a mettere la testa avanti. Bravi loro perché hanno veramente dato tutto in una serata, per certi versi non felicissima, con un po' di acciacchi, con quello che ci portavamo dietro dalle settimane di allenamento mai al completo. A proposito di basket, è iniziato anche il campionato di Serie A, è iniziato sabato con un anticipo, ieri tutte le altre partite tranne che quella che ha riguardato, anzi un paio ne mancano a dire la verità, quella che ha riguardato l'Estra Pistoia, che debutterà mercoledì sera alle 19 a Masnago contro Varese. Varese ha disputato le qualificazioni in Champion ma non è riuscita a passare il turno, però proprio per questo la partita era stata posticipata. Poi diremo anche durante la settimana
come seguiremo la formazione biancorossa, perché essendo in Serie A ci sono altre esclusive, ci sono esclusive nazionali, c'è DAZN, insomma non è facile seguirla come succede anche per le squadre di calcio di Serie A. Comunque vi daremo conto nelle prossime edizioni. Vi ricordo anche che per il calcio di Serie D, e qui ne parleremo nelle pagine sportive dei telegiornali della sera, la Pistoiese ha pareggiato in casa contro il Carpi per 0-0, l'Aglianese invece ha subito un secco 3-0 a Prato. Vi lascio a Arte 20 News, rubrica dedicata al mondo dell'arte a cura di Maurizio Gori. Poi, a proposito di Pistoiese, la partita della Pistoiese contro il Carpi, a seguire anche gli Aerons, potete vedere in differita Aerons contro la Bacheri Piacenza, e poi alle 19 torniamo noi, quindi un pomeriggio dedicato allo sport. A più tardi.